È stata una buona Dolomiti Bellunesi anche quella di Coppa Italia, perché contro la Clodiense, una squadra rivoluzionata negli uomini, ha tenuto testa alla compagine granata. Anzi, quasi quasi nello 0-0 finale, la migliore occasione rimane quella del 70esimo, quando Onescu sigla la rete annullata a causa di un fuorigioco parecchio dubbio. Poi ai rigori i due errori dolomitici di Conti e Faraon hanno pesato, rendendo vana la parata del debuttante portiere Di Tommaso sul primo tentativo Chioggiotto. 6-5 Clodiense e Granata agli ottavi, mentre ora la Dolomiti pensa alla trasferta contro la Luparense di domenica alle ore 14:30. A proposito, al momento i Lupi sono una delle compagini in corsa per la promozione in C. In trasferta, in ogni caso, la Dolomiti non perde dall'ormai lontanissimo 28 settembre. Della gara di Coppa e dell'impegno di domenica in casa dei Patavini ha parlato il tecnico Diego Zanin. Squadra corta, organizzata, secondo tempo abbiamo voluto vincerla, il gol mi dicono che era regolare, come era regolare quella di domenica scorsa di Corbanese, come era regolare quella di Svidercorsi con Levico, che non ci siamo mai attaccati, non ci attaccheremo neanche adesso, però sta di fatto che noi il gollettino l'avevamo fatto, la squadra è stata compatta, organizzata, con un portiere della Juniores che ha fatto benissimo, gli faccio i complimenti. Come faccio complimenti a tutti, però è ovvio, noi da domani si resetta tutto, siamo una squadra che è dentro nei playout e quindi dobbiamo assolutamente continuare a mettere un mattone su un mattone e tanto lavoro.